ho avuto modo di apprezzare il programma ambizioso ma anche lucido della candidata Tiziana Arena. Noi ti diciamo, tu sei tutti noi, ci rappresenterai degnamente al Parlamento europeo, perché io penso che quello che sta avvenendo, soprattutto in queste ultime settimane in cui si sono alzati un po' i toni della polemica, che cavalcare la rabbia, cavalcare la delusione, cavalcare diciamo la prostrazione di tante famiglie che versano in disagiate condizioni economiche, sia davvero criminalità politica. Noi dobbiamo lottare quindi contro questo tentativo di far vincere i populismi che non potrebbero nulla aggiungere alla nostra cultura democratica e al rispetto delle istituzioni. Noi siamo in una strada che è difficile, perché io dico, dopo Renzi ci sarà il vuoto. Non possiamo affidarci ai populismi, non possiamo, dopo Renzi io credo che c'è solo Adolf Hitler. Lo ha detto chiaramente Grillo, oggi paragonandosi in maniera assolutamente incauta al grande neonazista, al cui nome inorridiscono io credo tutti i nostri padri e i nostri nonni. La battaglia pertanto che dobbiamo portare avanti è una battaglia democratica, innanzitutto per la democrazia in Italia e anche in Europa, perché vedete anche in Parlamento, laddove siedono
elementi di movimenti contestatari e populisti, abbiamo avuto di apprezzare che ancora non sono pronti per la democrazia. La politica non si fa con gli insulti, la politica si fa proponendo delle cose e impegnandosi a realizzarle. Non basta chiedere i voti ai cittadini che magari hanno votato in tanti per poi metterle nel freezer per non governare, per non impegnarsi su nessun tema che può essere di interesse generale e condivisibile anche da altre forze dell'arco costituzionale, anche diverse da quelle che compongono il governo. Io credo pertanto che il 25 maggio dovremo votare per Tiziana Arena, per la provincia di Enna, per il presidente Renzi, per il presidente Schulz. Grazie.